L'hanno presa dalla parte di là, perché c'è una sera, era le sette lì. Ai buio l'hanno trascinata a casa, l'hanno imbavagliata. Renato Fratini racconta la terribile esperienza vissuta ieri sera dalla figlia Angelica, 50 anni, rapinata da tre banditi con il volto travisato mentre rientrava dal vivaio di sua proprietà adiacente all'abitazione. Lui era in casa ma non si è accorto di niente per problemi di udito. Io nulla, fingo neanche visti, lei aveva paura sì. Lei imbavagliata con dei canovacci, picchiata e minacciata con un coltello preso dalla cucina, ha consegnato circa 700 euro ai malviventi che poi sono fuggiti via a bordo di un'utilitaria. Era preparato, non si fa più rai, no? Era preparato i soldi per andare al mercato stamattina, si va alle 5. E preso anche questo. Il coltello gli hanno preso uno dei nostri saffetti in prosciutto. Sotto shock per quanto subito e ferita a una gamba, probabilmente durante il trascinamento, la donna è stata portata in ospedale da un'ambulanza inviata dal 118. Ho fatto raggi ora e domani ci danno la risposta. È per voi la prima volta? No, è già la seconda. È due o tre mesi fa, d'estate. Ah sì? Anche allora gli prestano un orologio e basta, gli scapparono. Sul posto anche la polizia. La polizia dalle 7:30... E andava via, era luna. Molte le analogie con la rapina commessa lunedì sera in via degli Olivi a Vainella. Anche in quel caso i banditi erano tre, parlavano in italiano tra loro, l'obiettivo era una villetta e la fascia oraria era quella di cena. Unica differenza, l'uso della pistola. Ieri sera i banditi non avevano armi proprie, mentre lunedì sì, anche se i poliziotti non sono ancora riusciti a trovare i bossoli.